Innanzitutto la seconda borsa del turismo rurale del Veneto è a Monselice e non poteva essere altrimenti per due motivi. Il primo perché, come diceva l'assessore, siamo alla porta dei Colli Ugani, siamo in un posto meraviglioso. Il secondo perché va riconosciuto al Comune di Monselice, all'amministrazione attuale e io aggiungo a Gianni Manprin in particolare, l'aver voluto la prima edizione che ha rappresentato un momento importante. La Borsa del Turismo Rurale del Veneto qui a Monselice è un'opportunità importantissima per la nostra regione, per i nostri bed and breakfast, per i nostri agriturismi, per il nostro turismo verde, per far conoscere le nostre realtà del Veneto, le nostre nicchie bellissime. E quindi questa borsa va in questo senso, nel senso di far crescere e far arrivare tantissimi turisti qui nel nostro Veneto, che è una regione meravigliosa. E quindi un grazie al GAL che ci ha creduto, che ha finanziato, ai GAL regionali che hanno finanziato l'intera operazione, e un in bocca al lupo a tutti i seller che saranno presenti qui a Monselice. Dopo la prima intuizione del Comune di Monselice che aveva ideato questa borsa del turismo, la borsa del turismo rurale del Veneto torna in una splendida città e l'elemento importante rispetto al passato è c'è anche una grande sinergia fra gli enti pubblici, fra i consorzi di promozione turistica e le associazioni agrituristiche. Oggi presentiamo questa borsa del turismo che nei prossimi 3 giorni vuole presentare il Veneto nella sua complessità, dalla bellezza dei paesaggi ai prodotti enogastronomici, alla bravura e alla sapienza degli operatori che fanno dei servizi eccellenti. E quindi credo sia un momento importante per presentare il nostro territorio, i prodotti del nostro territorio, ma soprattutto sia un metodo di lavoro per il futuro.